Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video book haul del mese di luglio. Andiamo subito a cominciare, anzi prima, come sempre vi ricordo che se volete supportare il canale potete acquistare i libri di cui vi parlo o anche i libri vostri a piacere, oggetti, cose vostre a piacere dai link di affiliazione Amazon che vi lascio qui sotto. Vi lascio sia il link generico dove poter fare acquisti random sia i link specifici dei vari libri. Oppure potete offrirmi un caffè simbolico tramite il sito Ko-fi che vi lascio sempre qui sotto. Questo mese ho acquistato un cartaceo e il resto sono tutti ebook, perché comunque leggendo tanto e per risparmiare un pochino spesso mi butto sugli ebook. Il primo è un libro che vedrete già recensito nel wrap up di luglio, quindi il prossimo wrap up, ed è la mia versione dei fatti di Will Davis, di cui mi avete già sentito parlare su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, male seguitemi, vi lascio il link qui sotto, mi trovate come Vittoria Agostinelli Autrice. È questo libro mail to mail che non è un romance assolutamente, è un libro a tematica LGBT che ricorda parecchio il giovane Holden. Poi ho comprato Il battello del delirio di Martin, un libro sui vampiri di Martin, quindi l'autore del Trono di Spade. Siccome io, per quanto mi sia piaciuta la serie di Game of Thrones, a parte le ultime stagioni, però non mi sento invogliata a leggere la serie del Trono di Spade, mentre ovviamente sono molto attratta dai vampiri. Quindi ho detto l'unico modo per approcciarmi all'autore in maniera, cioè in un modo che mi invogli parecchio è recuperare questo libro. E quindi ho preso Il battello del delirio, spero tanto mi piacerà. Poi ho comprato e già letto, lo sapete se mi seguite su Instagram, La casa sul mare celeste di TJ Klune, che mi è piaciuto molto, l'ho trovato un libro dolcissimo. Comunque ne parliamo in un video apposito, ci farò una recensione singola. Poi ho preso Rullo di tamburi, il gioco di Geralt, di Stephen King. Wow, io non mi sono mai approcciata a Stephen King, mai nella mia vita, e in realtà un po' mi attrae, un po' mi respinge, cioè per esempio It non lo leggerei mai, non perché è un mattone, ma perché ho visto le trasposizioni di It, sia quella vecchia che quella nuova, e devo dire che non mi attira tanto come storia. In generale, proprio come storia, non mi affascina, non mi intriga particolarmente, e quindi non lo leggerò mai, a meno che proprio cioè, scopro che King mi piace da impazzire, cioè tipo a livello El Rice, allora sì. E ho pensato, con cosa comincio King? E non lo so, non mi è mai venuto in mente nulla. Sì, per esempio ho visto il film di Misery non deve morire, e quindi ho detto, vabbè, magari quello potrebbe essere un modo per cominciare, visto che il film mi è piaciuto, però l'ho sempre un po' rimandata questa cosa, solo che avevo in lista da un bel po' il gioco di Geralt, che parte da un gioco BDSM tra quest'uomo e questa donna, dove appunto c'è questa donna che viene ammanettata, solo che durante il gioco BDSM lui tipo muore e lei rimane lì, nessuno la può liberare, la può aiutare, perché nessuno sa dov'è in quel momento, e quindi è destinata a, non lo so, a morire tra atroci sofferenze lì ammanettata. E quindi non credo che il libro parli proprio di BDSM, cioè mi rendo conto, però ho detto, cioè mi va di cominciare King appunto con un tema, anche se è soltanto l'input, che appunto è l'input del BDSM che mi intriga e mi inquieta anche in questo senso. Quindi l'ho preso l'ebook e spero mi piacerà. Staremo a vedere. È il mio primo impatto con King, spero di non aver beccato tipo il libro peggiore che ha scritto o cose del genere. Ok, questi erano tutti i miei acquisti del mese di luglio, fatemi sapere se già conoscevate qualche titolo, se anche voi li avete in lista, se li avete già letti, parliamone un pochino, oppure ditemi quali sono stati i vostri acquisti del mese di luglio. Vi mando un grossissimo bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!